Buongiorno. Buongiorno. Pomeriggio, buonasera, in base a cosa vedete il video, perché qui è tutto sfalsato. Oggi, in questo video, visiteremo la prigione di Alcatraz. Sigla. Di Alcatraz sappiamo poco e nulla, cioè i film che abbiamo visto che sono arrivati in Italia ovviamente. Quello che sappiamo è che è una prigione militare che è stata fatta tra il 1910 e il 1912, fino al 1934 che è diventata una prigione civile. Ospitava i peggiori criminali della storia ed è stata chiusa a marzo del 1963. Quindi, studiato, eh? Questo è quello che ho capito prima di arrivare qua. È che ci sono gli squali nella baia. Ecco perché la gente non scappava o cercava di scappare molto poco. Anche perché l'acqua è meno 20 l'acqua. Beh, meno 20 no. Comunque ghiacciata, muori siderato. Anche perché è sì nella baia di San Francisco, ma verso il Golden Gate, appunto il passaggio tra cui aperto e la baia di San Francisco. Quindi è pieno di correnti, pieno di squali. Sì, andiamo a metterci in coda che c'è un po' di gente. Si arriva qua, si fa il biglietto e poi c'è un traghetto che ti porta. Duma, che parte? Sì, ma quanto costa? Non l'abbiamo detto. $56 per gli adulti. Poi perché anche il traghetto di andata e ritorno, quello che costa il traghetto in sé è il vero costo. Andata, a prenotazione, quindi l'ora del traghetto è quella scelta, ritorno libero. C'è una cosa che mi fa molto molto ridere. Anche quando abbiamo fatto ESTA, che sarebbe il visto turistico per poter accedere agli Stati Uniti, dove tu vai dichiarare dove vai e dove alloggi, basta anche solo la prima tappa, e ti chiedono se sei ricercato, se hai mai avuto idee terroristiche. Cioè io dico, secondo te lo vengo a dire? E adesso qui nel controllo c'era non portare armi da fuoco. E io dico, bene che qui sono più facili da poter ottenere, però specificare mi fa ridere a me questa cosa. Tra i primi edifici che si trovano salendo verso l'edificio penitenziario sono gli appartamenti che usavano le famiglie delle guardie carcerarie. Questo casermone qua dietro era una vecchia caserma di quando ancora il penitenziario era penitenziario federale, quindi militare, non diciamoci per i detenuti civili, e quindi da qui sono stati ricavati degli appartamenti e avevano tutto spesato a $25 al mese. Sì, però io non l'avrei mai fatto. Ma infatti lì sul cartello c'è una dichiarazione, una guardia carceraria rimasta in vita ovviamente, perché comunque non è così in lontano, diceva: quando lo mostrai a mia moglie si mise a piangere. Poi ci diedero un appartamento migliore perché c'era qualcuno carino e qualcuno veramente bugigattolo. Vivi in un carcere, ricordiamoci, comunque sei in carcere pure tu. Non proprio in cella, ma non è che dici vado al bar a bere qualcosa, no. Sei in un'isola. Andare al bar, devi farci attraversata di... Sì, della baia. E considera che sei negli anni 50, gli anni 40, perché questo qua è stato chiuso nel 1963. Quindi cioè non è che adesso dici vabbè prendo il traghetto e vado. No, non è proprio così. Quando arrivate qui e c'è tutto segnato, tutto perfetto, ligio, tutto, andando poi nel penitenziario appunto vi daranno queste audioguide e c'è proprio il percorso già programmato e tutto, dove spiega tutto nel minimo dettaglio, è proprio immersivo, cioè, ci sono i suoni delle celle che si chiudevano. Io una volta mi sono girata e ho detto che cosa hai fatto? Ah no, è suono, cioè è davvero una cosa immersiva, ti trasporta dentro ai tempi appunto dei carcerati e delle guardie. Siamo appena entrati per ritirare le audioguide. Il percorso ti porta, ancora prima di avere le audioguide, all'interno di quello che erano le docce di questo carcere. Qua si respira già un'aria molto lager, perché vedi queste masse di tubi, di docce, una a fianco all'altra nel nulla, in questa grande... Ma poi sei in coda per esatto, le cose. Che a me non piace per nulla, fino adesso mi ha dato una...
mi ha dato una bruttissima sensazione e qua l'umanità veniva proprio privata. È vero è che le persone che erano qua dentro erano criminali estremamente pericolosi, ma se questa è la partenza sicuramente non venivano trattati da esseri umani, perché immaginatevi di capito, essere capito, ma se avessero tutti... killer se lo meritavano anche, con tutto rispetto. Sì, però la dignità umana secondo me non va mai privata. Questa ve la faccio da qui. Siamo nel cortile. Sì, del, c'è dell'ora un d'aria, vento. Ecco. Che taglia. Fa freddo e dire poco. Io mi immagino i detenuti che del racconto che ci hanno fatto stavano qui anche in qualsiasi stagione pur di uscire da quei tane per topi che erano le celle. Stavano qui ore e ore a giocare all'autobridge. Tagliente il freddo. E non erano vestiti bene come siamo vestiti noi ora. Non so descrivervi, dovete venire per capire la sensazione che c'è. È bruttissima. Siamo dentro, il problema è il vento freddo. Immaginatevi, noi siamo ad agosto, immaginate l'inverno. È vero che San Francisco non fa mai troppo freddo, non fa mai troppo caldo, ma il freddo è tagliente in un modo indescrivibile quanto fa freddo. Fa pensare che i detenuti non vedevano l'ora di uscire e stavano in queste condizioni di gelo, di vento, pur di non stare dentro a questi tane per topi. Le celle sono predisposte su tre piani e sono tantissime perché sono molto piccole, sono larghe, cioè con le mani le tocchi, sono proprio piccole, 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 un quadratino piccolo. Non tutte avevano il letto, alcune avevano solo la sedia. Se ti comportavi bene, avevi, ovviamente avevi i benefit, come ad esempio avevi tre volte a settimana le sigarette, leggere libri, chi aveva delle passioni poteva partecipare ai corsi di formazione per corrispondenza. Una cosa che mi ha colpito è che tu non avevi il nome, cioè anche se tu eri Alessia Vitale, quel momento lì eri la matricola numero 52. Sei, sparo. Non eri una persona, eri un numero, era una cosa insignificante. Una prigione, però non come la situazione immaginata, proprio chiusa, stretta, per le bestie. Adesso capisco perché, come dicevano, l'ora d'aria era così importante per forza, perché anche con meno 20 gradi uno usciva, dice oddio l'aria. Alcatraz è ed era una vera e propria città e come tale aveva le vie, perché fondamentalmente c'erano tre grandi vie con questi tre piani di celle, di cui una aveva le celle di isolamento che erano qualcosa di impressionante. Lei si è riuscita a entrare, io sono entrato ma non ce l'ho fatta a rimanere perché era claustrofobico, era buio, considerate che lì c'era luce. L'audioguida in quel momento ti dice di immaginare, di chiudere gli occhi, di vedere quello che loro vedevano in quel momento, ovvero la porta che normalmente si vede delle, diciamo, delle celle che si chiude, più una porta di metallo con pochissimo spazio che entra di luce. Quel poco spiraglio di luce che c'era, i detenuti si immaginavano di vedere la televisione di dentro quel bianco, il punto bianco che vedevano. Questa cosa che fa ancora più impressione è che le voci che si sentono dell'audioguida sono di ex detenuti o ex secondini. Questo racconto viene fatto da un ex detenuto dove diceva ed appunto di immaginarsi di vedere la televisione attraverso questo puntino bianco di luce che entrava dalla cella, quindi è stato molto molto complicato. Alcatraz è una vera e propria città anche con le sue vie. Boulevard, quando arrivavano i nuovi carcerati. La cutoff, che era il corridoio che collegava i tre, Times Square, che non è altro che l'orologio posto con l'ora. Io la vedo ancora come una grande tortura, perché bene o male se sporgevi la testa riuscivi a vederlo sempre questo orologio, quindi ancora una tortura per i prigionieri che erano qui, che vedevano continuamente l'ora passare lentamente, perché se guardi l'orologio l'ora non passa mai. Quando verrete qui imparerete a capire i paradossi. Un paradosso che mi ha fatto un grande grande effetto è stato quello del il blocco D, ovvero le celle più belle di tutto il blocco carcerario, ma erano anche le più odiate perché erano le celle dei più cattivi, erano le più odiate perché questi prigionieri di altissimo livello di rischio stavano dentro sempre 24 ore su 24, non avevano neanche l'ora d'aria se non un'ora a settimana per lavarsi, quindi si lavavano una volta a settimana. L'igiene vi lascio immaginare quanto poco poteva essere curato, e oltretutto in quel blocco lì c'erano anche le celle di isolamento.
c'era anche la zona cucina, la mensa dei detenuti, dove appunto c'era, c'è questa enorme sala che adesso, vabbè, non ci sono più tavoli, sedie, e in fondo a questa sala c'è la cucina, c'è la zona dei coltelli, ci sono proprio le sagome dei coltelli. Perché questa cosa qui? Perché era per individuare se qualcuno rubava un coltello per accoltare qualcuno. E comunque nella storia, nonostante c'erano le forme, è successo che la gente si è accoltellata. Stavo esplorando un pochettino qua che c'è il bookstore. Un'altra zona importante del carcere era la zona di visite, che per molti anni non era possibile neanche avere. Man mano che la storia proseguì e si capì che Alcatraz era troppo cruento, piano piano cominciarono a dare dei benefit ai carcerati, tra cui le visite. L'area delle visite era un po' paradossale, perché erano visite molto ristrette, per così dire. Non era il classico parlatorio che ci immaginiamo noi dei... Parlatorio? Si chiama parlatorio. Ah. Ti dovevi affacciare e fare ciao, e non si è capito in quale modo si potesse parlare. E la cosa molto emozionante è che un detenuto che racconta nell'audioguida questa cosa, racconta appunto la prima volta che viene chiamato per andare al parlatorio. Era talmente una cosa inusuale che fu presa come una presa in giro da parte dei secondini. La cosa molto emozionante è che dall'altra parte si trovò sua sorella cresciuta, e quindi lui quasi non riconobbe sua sorella. Quindi, per farvi capire quanto chi entrava qui dentro perdeva il senso della realtà, perdeva il contatto con la vita al di fuori. L'11 giugno del 1962, sì, un anno prima della chiusura, paradossalmente, c'è stata la famosa evasione da Alcatraz, dove il detenuto Morris e due fratelli Anglin riuscirono a fuggire. Perché ridi? Perché sto guardando dietro, che abbiamo scelto il posto giusto per fare questa cosa davanti alla torre di guardia. La cosa, i dettagli, esatto, dai. Esatto, proprio, cioè, della allora, sera. Questi tre detenuti riuscirono a fuggire, a quanto si dice, scavando un tunnel nel muro solamente grazie a dei cucchiai di ferro. Sfruttando il buco già presente delle condotte d'aria. Dicono, com'è possibile che con dei cucchiai tu riesci a sfondare il cemento? Infatti si presuppone che comunque sono riusciti a ottenere delle specie di trapani. Come non si sa, però quel buco l'hanno aperto. Non si sono fatti scoprire subito, almeno fino al giorno dopo, quando c'è stato poi l'appello quotidiano. Sono usciti nel tempo, perché era una cosa che programmavano da, penso, da anni, cioè una roba del genere. Sono riusciti a costruire dei fantocci, quindi delle teste finte, che però sembrano davvero vere, cioè nel senso, se uno non ci fa caso, finché non si sono mossi non si erano accorti nessuno che erano fuggiti, e che ancora ad oggi non sono mai stati ritrovati i corpi. Dicono che, vabbè, siano tutti e tre morti ovviamente per via dell'acqua gelida, comunque degli squali, ma si dice che la nipote di Morris ogni anno riceveva una lettera, una cartolina da posti sempre diversi, non firmata, e si è sempre pensato che fosse appunto lo zio che fosse riuscito a salvarsi da queste acque, cosa che secondo me può essere, perché se organizzi tutto organizzi anche il modo di sfuggire dal mare, non solo buttandoci in acqua. Loro pare che avessero costruito anche delle zattere prendendo dei vecchi giubbottini, delle vecchie cose, quindi è plausibile che possano essere riusciti, perché comunque dall'altra parte trovarono il materiale con cui hanno usato per scappare, per cui tutto è plausibile. Tanto non lo saprei mai, anche perché è capace che comunque ormai siano morti. Il tour si conclude con la chiusura di Alcatraz il 21 marzo del 1963. Ecco la chiusura di Alcatraz. Chiudiamo anche noi il video. Ovviamente non vi abbiamo raccontato tutto, ovviamente ci sono centinaia di cose ancora da capire, da vedere, perché lo sapete, noi qualcosa vi raccontiamo, ma poi dovete venire voi a vedere. Sentiamo che non è come andare a Gardaland qui, però è fattibile. Se venite in questa zona degli Stati Uniti, questo posto va dedicato, tanto ci si riesce in mezza giornata. Sì. Guardatelo, perché non è spiegabile. Bisogna venire qua. Tornando alla chiusura di Alcatraz, Alcatraz è stato chiuso perché completamente insostenibile a livello economico. Molte zone non sono ancora visitabili, le case dei, diciamo, dei secondini, la chiesa, la scuola. Ma le stanno ricostruendo. Perché è tutto una manutenzione continua. Facile che quando verrete vedrete più cose di quelle che abbiamo visto noi, perché sono in restauro. Quindi in caso mandateci video. Esatto. Quindi se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e condividete. Attivate la campanella, e se i nostri video vi piacciono potete anche cliccare sempre sotto il video, abbonati. Poco più di un caffè al mese per noi è veramente molto importante, perché anche un sostegno economico in queste cose serve. Ok, ci vediamo al prossimo video con un nuovo fuso orario e tantissime altre cose. Ciao!